Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo finalmente, da quanto aspettavamo questo momento, almeno dall'estate. Siamo su Dragon Ball Xenoverse 2, siamo prontissimi ad iniziare una nuova serie epica qui sul canale, che probabilmente durerà per sempre, fin quando non uscirà un nuovo gioco di Dragon Ball. Però, signori, io direi che è arrivato il momento, finalmente, di avviare questa serie insieme a voi. Quindi inizia partita e vediamo cosa succede. Ovviamente già sappiamo cosa succederà. Inizio già a dirvi che probabilmente la prima parte della serie ripercorrerà un attimino ciò che abbiamo fatto nella open beta o nella closed, ecco, per l'appunto. Perciò a questo punto probabilmente potrei farvi anche qualche tagliettino, magari saltiamo un attimino, non dico dove siamo arrivati con la closed beta o con la open beta, però arriviamo lì un attimino in modo più scorrevole, senza fare tutti quei tutorial che facciamo. Comunque, Kaioshin del tempo, devo scegliere qualcuno per quella missione. Chi posso scegliere? Ovviamente sceglierà per forza noi. Quindi, vediamo un attimino. Dovremo andare alla creazione del personaggio. Ecco, salvataggio. Parte la musichetta ed eccoci qui. Siamo quindi alla creazione del personaggio. Andiamo a creare il nostro personaggio, quindi non si è tenuto per nulla quello lì della beta. Non indugiamo. Vi ho fatto vedere comunque già nella beta tutte le classi, quindi potete andare a vedere benissimo lì tutte le descrizioni. Vi faccio soltanto vedere così, vi rimango le schermate in modo che potete mettere pausa e vedete stesso voi cosa fanno. Questi sono i Saiyan terrestri, Namecciani e clan di Freezer. Ovviamente, come già vi dissi in precedenza, sceglieremo il nostro carissimo Saiyan maschio, ovvio. Allora, altezza, direi di andare di un'altezza media, va benissimo così. Tipo di corpo, ma direi che può andare, sì, va benissimo così, mi va bene una corporatura media. Allora, già ho in mente quale fare come pattugliatore, dato che nel primo praticamente feci di nuovo il pattugliatore di Dragon Ball Xenoverse, quello lì originale. Ho scelto che qui voglio fare praticamente quello lì di Xenoverse 2, quindi vediamo se ci riusciamo, eh. Allora, vediamo, la capigliatura, no, non è per nulla quella. Vediamo se la troviamo, Allora, non so se avete capito quale pattugliatore voglio realizzare. Allora, non trovo la capigliatura, eccola qui, questa è la capigliatura che utilizzeremo. Poi, occhi, direi che questi qui, se non sbaglio questi qui dovrebbero andare bene. Ora, faccio una cosa, dopo aver fatto tutto vado a ricontrollare un attimino gli occhi, ma dovrebbero andare più che bene se non sbaglio. Allora, per il momento mettiamo questi qui. Ma sì, credo proprio di sì. Vediamo. Sì, dai, mettiamo questi qui per il momento. Pupille, no, vanno benissimo queste qui. Naso, mettiamo il naso standard. Sì, direi che questo... Vai, andiamo con questo qui, va benissimo. Bocca, può andare bene anche il tipo 6 probabilmente. Sì, va più che bene secondo me il tipo 6. Anzi, vediamo un attimo. No, non va bene il tipo 6 perché avevamo praticamente la sorta di cicatrice alla Bardock. Quindi, orecchie, mettiamo queste qui. Colore, tonalità della pelle, va benissimo questa tonalità. Colore dei capelli, andiamo a scegliere un blu che ricorda molto quel pattugliatore. Anzi, faccio una cosa, me lo costruisco un attimino io. Intanto vi ho fatto vedere anche le impostazioni e ci vediamo ovviamente a pattugliatore terminato. Questo è il nostro pattugliatore, ecco, cerco di farvelo vedere. È questo qui, con questa colorazione, questa capigliatura, questi occhi, ovviamente queste sopracciglia. Il nome sarà Blaze, così, ovviamente non volevo chiamarlo di nuovo Zephyr. E la voce sarà la 7, vediamo. Ecco, è questa qui. E quindi io direi che possiamo confermare il nostro pattugliatore. Quale stile preferisci? Direi che preferiamo, mi piace combattere da vicino, meglio iniziare così. Quindi iniziamo. Light!
なんで俺たちを攻撃するんだ。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。 復讐の続きを始めましょうか。 これで全てが変わる。 さあ、綺麗な花火が上がりますよ。 何か。 Mamma mia, signori, che filmato epico. Vediamo, ok, qui praticamente si riparte da dove avevamo iniziato con la beta, se ricordate. Qui abbiamo il nostro pattugliatore già con lo scooter, tra l'altro, che sta spiando probabilmente Vegeta e Bulma. Vediamo, eh. Parte ovviamente il caricamento qui. Ecco qui, Vegeta. Vediamo, ecco qui, Vegeta. Ho un déjà vu in questo momento, ve lo dico. Allora, cosa... Ho finito la corazza d'addestramento che mi hai chiesto, ovviamente già sappiamo tutto qui. L'ho realizzato con un materiale speciale e ti calzerà come un guanto rispetto a quella di prima, va bene. Proprio così ho realizzato una corazza di primo ordine per mio marito che non lavora nemmeno. Grafica praticamente identica a quella della beta, ma sarebbe stata una cosa stranissima cambiarla, quindi va benissimo. Quella lì della beta già era fantastica e questa qui anche è fantastica. Addestramento, addestramento, addestramento ogni santo giorno. E così per tutti i Saiyan, che strazio. Riesci sempre a farmi nervosire. Forse dovrei semplicemente organizzare una festa di compleanno. Non che sia il compleanno di qualcuno, ovviamente. Questa parte l'avevo mancata, eh. Ecco, vediamo, vediamo qui, eh. Ciao, ovviamente, ma già sappiamo tutto. Comunque, ti è stata assegnata una missione importante. Ok, congratulazioni. Probabilmente la missione tutorial la salteremo completamente e passeremo direttamente alla battaglia con Radish. Quindi, su col morale, il Kaioshin del tempo è qui per darti il suo incoraggiamento. Non ti sembra un atteggiamento un po' troppo freddo? Quindi stai cercando il vecchio. Appena saputo in realtà che hai superato l'esame, se n'è andato via di corsa.
Perché non vai a cercarlo? Senza dubbio il tuo successo lo ha reso felicissimo. Ok signori, eccoci qui, Canton City, ovviamente ex Tokitoki City per chi ha giocato a Dragon Ball Xenoverse. Allora, prima di tutto andiamo a vedere un attimino soltanto il nostro equipaggiamento, perché sembra che abbiamo dei contenuti esclusivi per chi ha giocato alla beta. Vediamo, ecco qui, tutto... No, per favore di... No, ok. Mi stavo esaltando per nulla, perché pensavo che praticamente ci avessero dato gli stessi costumi che utilizza questo pattugliatore temporale nei trailer, il che sarebbe stata una cosa epica. Io voglio quei costumi assolutamente. Però questi qui comunque sono molto molto fighi. Intanto però l'unica cosa che vorrei fare, l'unico ritocchino, è solo togliergli, ecco qui, le mani, che secondo me non ci stanno bene. Per il resto già abbiamo un pattugliatore molto molto figo. Comunque andiamo alla ricerca ovviamente del Kaioshin. Però dobbiamo prima, se non sbaglio, trasferire i dati del nostro pattugliatore. Quindi probabilmente prima di andare alla battaglia con Raditz trasferiremo il nostro pattugliatore. Quindi ci vediamo a brevissimo. Ok, in realtà prima di trasferire il nostro eroe bisognava fare la pattuglia temporale. Quindi andiamo dal vecchio Kaio. Vuoi partecipare a una missione con la pattuglia temporale? Spero che tu abbia imparato a combattere come si deve. Certamente. E quindi andiamo nella prima pattuglia temporale. Ok signori, eccoci qui, siamo giunti sul campo di battaglia e vediamo di devastare Raditz, quindi largo al pattugliatore galattico, vediamo Parte ovviamente la doppia domenica e quindi, carissimo il mio Raditz, è arrivata la tua fine prematuramente. Quindi prendiamolo subito a botte, ovviamente. Allora abbiamo colpo del meteorite e schianto del meteorite. Niente male. Abbiamo raffica energetica a massima potenza, quindi va benissimo. Ovviamente la toglieremo quasi subito. Intanto perché continuo a farmi da solo lo stamina break utilizzando il vigore continuamente? Allora questa combo devo togliermela dalla testa assolutamente, perché è inutile. Cioè nell'online, regà, se utilizzate quella combo è davvero la fine. E quindi continuiamo a devastare Raditz. Cerchiamo di distruggerlo completamente. Vediamo se ricordo anche i tasti per bene. Allora, continuo a fare questa combo ma non è colpa mia. Non abbiamo ancora lo slancio. Vediamo, no, non abbiamo ancora lo slancio alla Budokai Tenkaichi 3. Però comunque, come potete vedere, stiamo prendendo a botte tipo tantissimo Raditz. Non che ci voglia tantissimo, andiamo anche di raffica energetica massima potenza o energia massima potenza. E quindi concludiamo il nostro primo scontro davvero in men che non si dica. Intanto mi piace troppo il nostro pattugliatore, raga, troppo bello. Prima Z, tra l'altro. Ovviamente saliamo di livello, otteniamo attributi e quindi vediamo. ま、感覚さっぱ。頼みやがれ。 なんだったんだ? あいつは。
Te la sei cavata bene, ottime mosse. A parte l'entrata, bellissima. Goku e Piccolo sarebbero morti senza di te a proteggerli. Tutti deja vu, il tuo compito è proteggere qualsiasi incongruenza si presenti nella linea temporale. Non giocherò mai più beta, eh. Questa volta è stato facile, ma le battaglie che ti aspettano nel corso della storia saranno sempre più impegnative. Quanto è bello il nostro pattugliatore. Quindi continua ad allenarti, perché solo i più forti possono correggere la storia. Ma perché il tuo maestro è uno dei Kaio più in gamba di tutto l'universo, non c'è molto di cui preoccuparsi. Ascolta i miei consigli e vedrai che prima o poi... Sì, abbiamo capito, non c'è bisogno di tutto questo piagnericcio. Cosa c'era scritto? Non l'ho letto, comunque. Eccola lì, la nostra Cronoa. Vediamo cosa vuole. Sta sempre incazzatella lei, eh? Stammi a sentire, Kaioshin del tempo. Ho circa 1000 anni più di te. Non sono poi così vecchio, ecco. Ma cosa dici? Vedendoti chiunque ti chiamerebbe vecchio, anch'io. Non cercare nemmeno lontanamente di paragonarti a una ragazza adorabile come me. Ok, anche se tu sei vecchia e stravecchia, pensi di essere adorabile? Dove lo trovi? Un cappello per coprire quella... Va benissimo. Da noi è tutto per ora, ci risentiamo più tardi. Avrei provato una noia mortale a fuori di sentire i suoi discorsi. Dico bene? Ti accompagno fuori, prego, da questa parte. Era anche ora. Dai, fatemi trasferire il pattugliatore vecchio. È quello che aspetto. Voglio il Super Saiyan, non voglio... Cioè, voglio assolutamente le mie skill che avevo nella beta e che avevo anche all'interno di Xenoverse 1. È successo tutto quando Canton City era conosciuta come Toki Toki City. La città è stata messa in pericolo da una persona malvagia che ha stravolto il tempo. Un eroe si è fatto avanti per salvare la città, anzi per salvare l'intero universo. Tutta quanta la storia. La storia che corretta era già stata salvata da questo eroe in tempo. Guarda, ecco l'eroe. Eccolo, sta per uscire. Lo so che sta per arrivare il nostro eroe. Va bene, eccolo qui. Eccolo qui, il nostro carissimo Zefirio, Zephyr. Allora, a parte vabbè, abbiamo tutta la roba, non abbiamo Super Saiyan ovviamente, ma non credo ce lo consegneranno assolutamente. Bisognerà sbloccarlo, ovviamente. Peccato, mi sarei dovuto trasferire lo scooter di Tagoma. Iniziamo a parlare malissimo. Designare il personaggio selezionato come eroe, ovvio. Devi eliminare i dati salvati di Xenoverse 1 Xenoverse 2. In realtà se vuoi uscire un altro eroe. Beh, probabilmente, vabbè, lasciamo stare, dai. In questo modo il personaggio sarà nominato, va benissimo. Quindi tutta da pattugliatore temporale, ok. Big Bang, Kai Kai, carica massima, tempesta gigante. Abbiamo di nuovo la tempesta gigante e la carica massima. Perfetto. Perfetto. Roba assurda. Intanto ci ha scalato tantissime zeni, se non sbaglio. Vabbè, comunque lasciamo per... Ne avevo spese anche un bordello, eh. Però vediamo il caricamento dell'eroe, che sto aspettando solo lui. Eccolo qui, signori. Guardate la guardate come sta, guardatelo. Troppo figo. Allora, non è stato uno spettacolo eccezionale, continua a impegnarti e un giorno anche tu diventerai così forte. Aspetta con impazienza i tuoi successi. Va benissimo, dai. Abbiamo capito tutto, dobbiamo andare all'accademia, dobbiamo fare i casini, dobbiamo fare... Ecco, ci hanno consegnato il veicolo, ovviamente, la capsula. Però abbiamo, probabilmente, vediamo, perché ho già inserito anche il bonus pre-order. Questa è una cosa che vediamo insieme. Probabilmente abbiamo già il nuovo veicolo. Oddio, come si cambiava il veicolo? Non me lo ricordo. Non mi ricordo come si cambiava il veicolo. Per nulla. C'era un modo per cambiarlo, ma non lo ricordo. Trovo un attimo dove cambiare il veicolo e ci vediamo a brevissimo, dai. Niente, raga, non sono riuscito a trovare l'opzione per cambiare il veicolo. Probabilmente non si è ancora sbloccato, sono io cieco. Però volevo andare un attimino a vedere nelle battaglie offline se abbiamo sbloccato due personaggi in particolare. Vediamo. Signori, pronti? Boom! Trunks del futuro. Signori, squarcio bruciante, Masenko, doppio Masenko, carica potente. Onda energetica massima potenza, colpo bruciante. Ritirata d'espressione, Super Saiyan 2. Giriamo. Lampo finale. Mamma mia, lampo finale. E signori, infine abbiamo lui che non ecco qui, non riusciva ad andare. Black Goku. Black... Ma non ha il... Ha un potaro, sbaglio, non lo vedo tantissimo. Lì... Ah, ok, ce l'ha. Ha il potara, signori, Black Goku. Purtroppo non c'è il Super Saiyan Rosé, però abbiamo Black Goku. E quindi, signori, io ho detto questo. Direi, vi ho fatto vedere anche un attimino in generale tutto ciò. Abbiamo anche Jaco lì, già sbloccato. Comunque,
Vi ho fatto vedere un pochino tutto in generale. Quantum City ovviamente la esploreremo, ma già vi ho fatto vedere tutto nella beta. E quindi detto questo, io direi che possiamo anche concludere qui questo video. Ovviamente vi do appuntamento con il prossimo video, che probabilmente uscirà oggi stesso, in cui andremo ovviamente a continuare la nostra storia, e chissà, probabilmente arriverà anche qualche altro video molto molto figo. Quindi signori, lasciate un bel mi piace, lasciate un bel commento, fatemi sapere se volete vedere loro due all'opera, Black Goku e Trunks del futuro. Quindi lasciate un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete il video, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti, e quindi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.